Ragazzi, buongiorno! Come state? Stamattina faremo una lettura con i maestri ascesi, le dee che ormai ci accompagnano in questa settimana, in queste settimane, e le fate. Stavolta al posto degli angeli custodi ho scelto le fate. L'altra volta mi avete chiesto che mazzo di oracolo avevo scelto, è quello degli angeli, della Angel Therapy, sempre di Doreen Virtue, che io adoro. E se volete iniziare a leggere anche voi gli oracoli, vi consiglio tutti gli oracoli di Doreen, perché sono molto semplici da usare e danno dei messaggi veramente belli, potenti. È come leggere dei libri, e mai anche di più. Leggere gli oracoli è molto bello perché il messaggio rimane, praticamente ti si imprime di più, essendo un messaggio singolo che tu puoi ricordare per tutta la giornata. Ma se volete che vi faccia un video, ciao Mary, buongiorno! Se volete poi che vi faccia un video sugli oracoli, sul perché mi piacciono e su come li uso io, poi ne faremo un video a parte. Intanto volevo sapere come state in questi giorni, mi potete scrivere qua sotto e niente, andiamo a vedere subito il messaggio per questa settimana. Se non sei iscritta ancora al mio canale, iscriviti subito e tocca anche la campanellina, così ogni volta che farò un nuovo video ti arriverà una notifica. Andiamo subito a vedere che cosa ci dicono i maestri ascesi per la prima parte della settimana, quindi per tipo da lunedì fino alla fine di martedì, ok? Andiamo. Allora, vediamo un po' che cosa ci vogliono dire, su che cosa. Oppla, aspettate un secondo. Ecco, mi è caduta, quindi è questa. Sì, wow! Ci hanno spalancato le porte praticamente da esaurimento. No, sto leggendo i commenti di Mary. Ci hanno spalancato le porte, i maestri ci dicono sì. Sì, che cosa vorrà dire? Fatemi un attimo canalizzare. La luce è vicina. Per qualsiasi cosa che tu voglia intraprendere, hai le porte spalancate. Quindi, se in questo periodo hai dei progetti, delle situazioni che vuoi risolvere, questo è il momento buono per iniziare a entrare in queste nuove dimensioni, in queste nuove realtà, in questi nuovi progetti, anche che siano progetti familiari, quindi progetti di perdono soprattutto verso persone che ti hanno fatto del male. Questo è quello che mi arriva dai maestri. Ecco che cosa significa questo sì. Quindi, se abbiamo le strade spalancate, la strada spalancata, vuol dire anche che possiamo andarci con animo più sereno, quindi con più leggerezza, con uno stato d'animo più tranquillo. Quindi, se hai qualcosa da iniziare, qualche progetto, appunto, come ti ripetevo, se hai soprattutto qualcuno da perdonare, questo è il momento giusto. Mamma mia, che messaggio potente! Ci abbiamo le porte spalancate. Ok, questo è il messaggio per la prima parte della settimana. Andiamo a vedere invece per la seconda parte della settimana, quindi da più o meno dalla fine di martedì fino alla fine di giovedì, ok? E questo lo prendiamo dalle fate, che io adoro la leggerezza delle fate, la adoro. Penso che se mi state seguendo, voi donne, anche voi siete delle fate. Perché le fate sono, io mi attiro di solito persone leggere, persone energiche e quindi altre fate come me. Ok, andiamo a vedere, mi dicono di qua, ok, andiamo di qua. Allora, vediamo un po'. No, non ci credo, non ci credo, iniziativa imprenditoriale. Cioè, allora, prima, non so se vi ricordate, era uscita la carta dell'inizio dei progetti, di nuovi progetti. Guardate qua! Iniziativa imprenditoriale! Credi in una nuova. Allora, ve lo leggo da qui, lo leggete la carta? Credi in una nuova idea imprenditoriale o in un'opportunità di carriera e vai fino in fondo. E ci sono questi gnomini, guardate come sono carini. Questi gnomi, aspetta un attimo che faccio così, che hanno in mano tanta ricchezza, tanta abbondanza. Quindi nella me seconda metà della settimana ci stanno dicendo, guarda che
se appunto hai quest'idea, credici, cioè le porte si sono spalancate, però ci devi credere. Tante volte noi affidiamo la felicità a delle cose che in realtà non ci soddisfano, a delle cose effimere. Invece, molte volte la felicità, che cos'è l'iniziativa imprenditoriale? Volevo spendere giusto due parole che mi stanno dicendo di dirvi. L'iniziativa imprenditoriale significa anche scoprire qual è la tua missione, scoprire quali sono i tuoi doni e i tuoi talenti e metterli al servizio dell'umanità, così che poi riceverai abbondanza, perché l'abbondanza non è che si crea così. Certo, si può anche, puoi anche crearla in maniera fortuita, però quello che diciamo siamo venuti a compiere su questa terra è una missione. Infatti io ci tengo sempre tanto a parlare di missione dell'anima, no? E quindi devi mettere a frutto i tuoi doni per farti arrivare l'abbondanza. Perché tante persone, anche come me, tante volte dico: ma perché non arrivano i soldi? Perché siamo sempre senza la lira? Perché non stai mettendo, non stai, prima di tutto non conosci i tuoi doni, non sai quali sono. E purtroppo nel sistema scolastico moderno non ci insegnano a scoprire quali sono i nostri doni e i nostri talenti. Dobbiamo scoprirlo noi tramite un lavoro che possiamo fare su noi stessi, che magari potrebbe essere anche l'idea di un nuovo video, scoprire quali sono i tuoi talenti, la tua missione dell'anima. Se vi piace l'idea, scrivetemi qua sotto nei commenti che lo facciamo, perché mi piacerebbe tanto. E quindi è da lì che arriverà l'abbondanza, quando tu metti a frutto i tuoi doni e i tuoi talenti al servizio dell'umanità. Ovviamente poi ti crei un sistema, ma ce ne sono tanti, ormai anche online puoi creare qualsiasi cosa. Quindi grazie fate, cioè è fantastico, che poi era super collegato al primo messaggio. Adesso invece andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire le idee. Le dee che io adoro, le mie care adorate dee, vediamo che cosa ci dicono per la terza parte della settimana, quindi quella che va dalla fine di giovedì fino a domenica. Allora, vediamo subito chi è questa. Ah, Mau, è Madre Terra, infatti mi ha chiamato tanto. Dice: sei chiamato ad aiutare con l'ambientalismo. Cioè, aspetta, questa è fantastica, sta cosa. Allora, ci sta questa dea che prende Mau, che ha in mano la terra, la vedete? Aspetta un attimo che faccio così, così la vedete meglio. La vedete che c'ha Gaia, prende e regge in mano Gaia. Praticamente lei sembra una dea africana, sembra quasi che venga dall'Africa, e l'Africa ha in mano questa terra. Dietro di lei ci sono delle montagne piene di neve. Allora, noi sappiamo tutti che in questo periodo stiamo vivendo un periodo molto forte per il pianeta Terra. La Terra ha bisogno di noi. La Terra ha bisogno sia del nostro supporto a livello concreto, quindi per esempio fare la raccolta differenziata, consumare meno prodotti animali possibili, seguire per lo più una dieta a base vegetale, e io questo lo dico sempre, anche se io non la seguo a base completamente vegetale, però comunque è a base prevalentemente vegetale, quindi soprattutto tanta verdura, più che tanta frutta, consiglierei tanta verdura. Estratti, tipo stamattina mi sono fatta un bel estratto di mele, carote, sedano, prezzemolo e zenzero. I limoni non ce li avevo, ma li ho ordinati dal mio fruttivendolo di fiducia, li vado a prendere subito. Quindi, oltre che fare queste cose molto concrete, apro piccola parentesi, ho fatto anche una torta buonissima, pere e cioccolato, poi vi metto la ricetta se volete. Siamo chiamati a essere un tramite di energie. Noi siamo dei canali. Noi siamo dei canali tra il cielo, che è il nostro papà, e la terra, che è la nostra madre. Infatti, perché io faccio sempre video sulle energie femminili? Perché abbiamo molto bisogno di equilibrare le nostre energie maschili e femminili per sostenere Madre Terra, perché
La terra ha bisogno proprio che noi gli inviamo l'energia dal cielo, che noi fungiamo come dei canali. Quindi in questo periodo ti invito tanto a fare tante meditazioni. Stasera, se volete, faremo una meditazione di apertura del cuore e di riconnessione con la nostra energia femminile. Mi comporterà un po' di lavoro perché è una meditazione in movimento, non sarà una semplice meditazione, però se la volete lasciatemi dei like, scrivetemi, perché comunque è molto molto bella e ti fa sentire proprio l'amore dentro. È bella, è veramente bella, quindi se volete scrivetemi e ve la facciamo stasera. Abbiamo bisogno di riconnetterci con la madre terra, soprattutto mandando tanta un esempio di meditazione che puoi fare è metterti una bella musica tipo 432 Hz e iniziare a visualizzare la terra circondata da un'energia di luce dorata. E poi immagina come se praticamente come se tu stai fungendo, appunto, come ti ho detto, da quindi inizia prima di tu a lavorare su di te, eliminando tutte le energie negative, mandandole a Madre Terra perché lei le ricicla, e chiedendole di inviarti energia positiva dentro di te, di modo che tu possa essere, come dice Gandhi, il cambiamento che vuole il mondo. Quindi se noi non siamo comunque puliti, se il nostro canale non è pulito, questo è, insomma, è un problema per canalizzare l'energia del cielo. Quindi fai questa meditazione. Poi stasera faremo insieme, ecco, Vito mi ha scritto che per lui va bene, faremo insieme questa meditazione in movimento, perché io adoro fare le meditazioni, però mi piace anche tanto muovermi, ok? Quindi faremo insieme questa cosa, ok? Ci possiamo vedere verso le 9:30, va bene per voi? Le 9:30 facciamo questa meditazione di Qigong in movimento. Anche per chi non l'ha fatta, comunque è semplice da fare, basta che seguite me, ormai l'ho detto, lo devo fare, vabbè. Ok, grazie Mau. Quindi ricapitoliamo un secondo. Nella prima parte della settimana è uscito il sì, quindi dai inizio a qualsiasi progetto che tu voglia iniziare, hai le porte spalancate, e infatti poi è uscita l'iniziativa imprenditoriale, quindi metti a frutto i tuoi doni, perché è così che riceverai l'abbondanza che ti meriti, che è un tuo diritto divino. E la terza carta è Mau. Quindi ti sta chiedendo, dice, uno dei tuoi scopi della vita è quello dell'ambientalismo, cioè di salvare in questo momento il pianeta Terra. Quindi già ci hanno indirizzato pure su quale sia la nostra missione dell'anima, grandi. È tutto quanto super connesso, io vi ringrazio veramente. E se ti è piaciuto questo video, lasciami un like, iscriviti al canale toccando la campanellina e ci vediamo stasera su questa pagina per fare questa meditazione in movimento insieme. Ciao!